Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video gameplay di Devil May Cry. Oggi abbiamo la soluzione della terza missione, diretta sempre da me con lo stesso 13. Vedete, adesso ero nel menu di potenziamento per comprare la mossa pungiglione livello 1 per Alastor. È una mossa che ritengo molto potente e soprattutto molto utile per avvicinarsi ai nemici quando sono distanti, insomma dal colpire un nemico all'altro. Volete avvicinarvi molto velocemente, sarà molto utile e vi consiglio di comprarla. Non ha un costo altissimo, quindi per prima mossa vi consiglio molto di acquistarla, insomma, in considerazione. Adesso ci troviamo in questa strana stanza, addirittura con queste specie di pareti vive che si muovono, e andiamo ad analizzare questo oggetto che troviamo sul piedistallo. Ovviamente questo oggetto è il portirone, e prima di poterlo ottenere dobbiamo superare una prova. Adesso ha liberato una porta e possiamo proseguire andando in quella porta. Vi dicevo, sempre riguardo il pungiglione, vi permette, appunto, tenendo premuto R1 nel triangolo e la levetta nella direzione del nemico, potete appunto attaccare proprio con questo fendente potentissimo nella direzione di quel nemico e buttarlo proprio a terra. Vi permette anche di avvicinarvi immediatamente al nemico, appunto, per coprire anche una buona distanza. In un certo senso schivate anche la mossa che sta per farvi il nemico vicino, no? Questo, insomma, questo spostamento molto veloce. Quindi il mio consiglio è sicuramente di acquistarlo. Adesso abbiamo superato il ponte, siamo arrivati qui e abbiamo recuperato prima le sfere rosse attorno. Vi consiglio assolutamente di recuperarle, più ne avete meglio è. Analizziamo l'oggetto e ci dirà che dovremmo cadere degli abissi e poi risorgere. Mentre ripercorreremo ancora il ponte per tornare indietro, vedete, non è così semplice. Questo raggio di luce ci colpirà e distruggerà completamente il ponte, e appunto ci ritroveremo negli abissi del mare. E nonostante Dante sia un mezzo demone, incredibilmente ha bisogno di respirare, quindi l'acqua pian piano inizierà a togliergli della vita. Ora sicuramente con questi rischi, quindi quant'altro con le mani, cercherà di avvicinarsi per combattervi, tornando un po' concentrazione su voi, aspettare, avvicinarvi, fare un semplice colpo e riuscire a fare un demonissimo. L'ultimo vi lascerà una sfera verde. Adesso saliamo su questa piattaforma, questa sfera di questo raggio di luce, e ci troveremo dall'altra parte del ponte. Solo che, se avete bisogno di vita, di aumentare la vostra barra vitale, tornate indietro. State attenzione a fare i salti, altrimenti cascherete di nuovo nell'abisso e dovrete rifare tutto da capo. Quindi con molta attenzione saltate di piattaforma in piattaforma, prendendo bene le distanze. Ora vedete, ci troviamo di nuovo da quest'altra parte e c'è un frammento di sfera blu. Io ne avevo 3, con questi siamo a 4 frammenti, e quindi ho ottenuto una sfera completa. Vi consiglio di prendere da questa sfera, perché appunto fra poco vedrete cosa dovremo affrontare. Di conseguenza il consiglio è di arrivare qui con più vita possibile. Voi siete riusciti a recuperare, insomma, tramite comprando sfere o ottenendo frammenti. Adesso state attenti qui su questo salto. Vedete, quando facevo questo salto qui, alcune volte, non lo so, il gioco forse aveva una specie di bug e mi risaltava all'indietro Dante, cascando automaticamente in acqua. Quindi state attenti della posizione dove spiccate il salto, altrimenti cascherete di nuovo giù. Ora siamo tornati in questa stanza, finalmente possiamo recuperare il cuore di leone senza problemi, visto che siamo riusciti a superare la prova. E eccolo qui, questo ecco il cuore di leone, il menu ci spiega tutto, e parte questo filmato. Chi incontreremo adesso? A quanto pare le cose non sono facili neanche questa volta, e arriva il primo boss del May Cry, il potentissimo Phantom, questo ragno gigantesco, specie di ragno scorpione, quello che è, insomma, questa gigantesca bestiaccia fatta di composta di roccia e magma. Sarà, vi ricordo ragazzi, questo è un gioco che sono, diciamo, rispetto a molti altri, ha una difficoltà media un po' più elevata, quindi non aspettatevi un combattimento semplicissimo, ma fidatevi. Anche questo combattimento, se dovrà essere affrontato con una certa attenzione, conoscendo bene le mosse dell'avversario, altrimenti potreste prendere un po'. Adesso spara queste specie di sfere, perché abbiamo schivato con l'attacco cometa, e ora ci sono questi piastri di lava che compaiono letteralmente da fare questo gioco, che utilizzano la seconda volta.
insomma voi sfilate, li cambiate, state un po' in movimento e ogni volta cercate di saltarli appunto sopra di lui, saltate sopra di lui e colpite proprio colpite quel punto, cioè tutta la lava, insomma, adesso cercavo di colpirlo, solo che non sono riuscito a saltargli solo per attaccare appunto la maledettissima attacco. Di nuovo queste colonne di lava si riaprono ancora in giro e state molto attenti con la telecamera, cercate di mantenere, cioè di stare sempre con la telecamera ben fissa su di lui, purtroppo non potete spostarla, la telecamera è fissa, quindi di conseguenza cercate di stare punti dove lo vedete bene, poi vengono sott'occhio, altrimenti cosa adesso se sono sempre mai riuscito su di sopra, mettiamo con qualche attacco, gli è rimasta pochissima vita, il battimento sta per finire, ma nonostante sia quasi finito quanto non si lascia sconfiggere, ci schiamo ancora una volta questo attacco, vediamo un po' di attivi, stavolta anche abbiamo preso, io cerco di saltare insomma, ma anche lui continua a saltare cercherà di saltarmi proprio addosso e di schiacciarmi, e state attenti sempre a tenerlo d'occhio e a vedere che movimenti fa. Ancora una volta, questa volta c'era quasi, ma si è rimasto pochissima vita ed ecco l'attacco finale. Avevate paura che mi sarei fatto sconfiggere, ma fortunatamente sono riuscito a sparare l'attacco finale, ragazzi, quindi insomma cercate di immunizzare i suoi attacchi, state molto attenti e spero che video possa avervi aiutato per capire più o meno quali sono le mosse che usa Phantom per contrastarmi. Adesso abbiamo recuperato gli orbe rossi e possiamo dirigersi verso la porta e andare a finire la missione. Allora, per oggi il video è finito, ragazzi, io vi ricordo di iscrivervi al canale se volete continuare a seguirci, di passare sulla pagina ufficiale di Facebook The Gamers Channel, adesso ho anche preso il trofeo per averlo battuto. Ecco una bella B di valutazione, potevo prendere qualche spera più, ma niente, per oggi è veramente tutto, noi ci sentiamo presto. Ciao ciao ragazzi!